La spirulina, scientificamente nota come Arthrospira platensis, è un microorganismo unicellulare di colore verde scuro, tipica delle acque salmastre nelle zone tropicali e subtropicali. La sua forma allungata e a spirale le ha conferito il nome. Anticamente utilizzata dai romani e dalle civiltà precolombiane, la spirulina è stata riportata alla ribalta grazie all'esploratore spagnolo Cortés nel XVI secolo. Questo superfood è ricco di proteine, amminoacidi essenziali, lipidi, tocoferoli, carotenoidi, inositolo e vitamine del gruppo B. Se assunta in una dieta poco bilanciata, soprattutto in abbinamento ad altri interventi sulla dieta e nello stile di vita, può contribuire al miglioramento dei livelli di colesterolo e trigliceridi, regolare la pressione arteriosa e sostenere il sistema immunitario. L'elevatissimo contenuto proteico rende la spirulina un alimento particolarmente utile e nutriente anche per la popolazione vegana. È inoltre popolare tra gli sportivi e tra coloro che cercano alternative naturali agli integratori di sintesi, non solo di tipo proteico, ma anche vitaminico, minerale e di antiossidanti. Se assunta prima dei pasti, può contribuire al senso di sazietà, coadiuvando le terapie dietetiche volte alla riduzione del peso corporeo. C'è però da dire che, attualmente, la ricerca scientifica non fornisce prove sufficienti per raccomandare l'integrazione di spirulina in condizioni specifiche e sono necessari ulteriori studi per comprenderne i possibili benefici o l'utilità. La dose consigliata di spirulina può oscillare da 2 o 3 grammi al giorno, fino a 10. Prima di utilizzare la spirulina, è bene consultare il medico, soprattutto in caso di patologie o gravidanza. Specifichiamo che è controindicata in caso di fenilchetonuria, a causa del suo contenuto di fenilalanina. Concludiamo ricordando che alcuni integratori di spirulina potrebbero essere contaminati da microcistine, tossine potenzialmente dannose per il fegato. D'altro canto, i prodotti in commercio sono severamente controllati e da considerare perfettamente sicuri per la salute.